Ma credo che questo effettivamente sia una sfida, quella delle aggregazioni dei porti, che viene anche alla logistica. Noi abbiamo anche in Italia dei player internazionali molto grandi che sono i protagonisti della logistica italiana. Immagino che anche il messaggio, la provocazione venuta dalle discussioni di questa mattina siano quelle che anche la logistica italiana, quindi intendo spedizionieri, intendo agenti marittimi, intendo i vari player, debbano in qualche modo aggregarsi per poter fare squadra e diventare più forti. Cioè, quello che oggi i tedeschi in Italia, sia nel settore delle spedizioni, sia nel settore terminalistico ed in altri settori, sono diventati effettivamente player fondamentali, noi dobbiamo cercare anche quelli italiani con aggregazioni di farli diventare più forti. Però dall'altro lato io non mi preoccupo poi della nazionalità del player, certamente la logistica è fatta come la portualità di vari soggetti, ma a me, tanto per fare un esempio, che il gruppo Consip in Italia, che ha tre o quattro porti terminalistici, poi sia di proprietà tedesca, certamente mi farebbe più piacere se fosse di proprietà italiana, ma l'importante prima di tutto è che poi questi porti funzionino, che questi terminali operino nel modo e nell'interesse dell'industria italiana e che quindi siano al servizio di quello che è l'import e l'export delle merci. Noi siamo un paese manufatturiero, il secondo d'Europa, e se non abbiamo una logistica attraverso i porti italiani che funziona in modo efficiente, certamente fatichiamo molto più a fare questa attività manufatturiera in Italia.